Buongiorno ragazzi, guardate che meraviglia fuori dalla mia stanza. Questo posto è veramente spaziale. Però andiamo a fare colazione perché ci aspettano gli husky. Qua ci sono i succhi, immagino. Acqua e mela. Ciambelline, ricoperte di cioccolato, cinnamon rolls, gallette e cereali, marmellate, salumi. E qua c'è la ringa. Uova. Ah, le polpettine, mi sa che sono di renna. Mentre qua, non lo so. Per ora pane, burro e marmellata di arancia di qua, mentre di qua un formaggio che non conosco, Roberta. Un formaggio spalmabile alle erbe. Ok. Buono. E succo di mela. Bello questo capello, complimenti. Buono. È arrivato pure il salmone. Andiamo col crostino burro e salmone. Chissà che direbbe Marco. Caro signor Franz, il salmone di mattina è veramente spettacularis. Siamo arrivati alla fattoria degli husky. No, cioè vabbè, ragazzi, è il destino, cioè. Ma tu sei piccolissimo. Ciao. Che bello. Ciao. Siberian Husky e? Alaska. L'hanno corto, quindi gli danno pappone. Una zuppa proteica. Ciao. I'm sugar. Not then. Oh, yeah, thank you. Mm-hmm. Oddio, come scotta. Non ti lascio mai più. C'è questa pancia che... Vabbè, gli piace la barba. Andare giù. Va bene, va bene, va bene. Ciao, amici. E adesso, supermercato Lappone. Vabbè, banane, mele, arance. Ci siamo. Dopodiché, verdurine, vabbè dai, verdure standard, però queste sono quelli cetrioloni, funghi, oh vediamo queste cose che mi piacciono, che sarà qui, senape, questa forse me la porto, le zuppine, c'è la Knora, sì, mille tipi di caffè, cos'è mascarpone, vabbè tutti i succhi pronti, carbonara, lasagne. Cos'è questo? Cos'è questo? Lo stucco da mettere nella lasagna questo? Zuppe calde, pesto, latte di cocco. Io questi mi voglio portare. Cosa sono? La renna? Da qualche parte c'è Hernekito, è la zuppa che loro mangiano il giovedì, è la zuppa di piselli secchi che viene servita con un cucchiaio di senape. Ah, ok. E solitamente si mangia questa e poi un dolce che è tipo un strudel. Vabbè, roba old del paso, questa c'è pure in Italia. Wasabi? Wasabi lo voglio. Vediamo se hanno qualche bevanda strana. Questa è acqua, arancia e licis. Mango e guava. Vedi, ce l'hanno qua le acque strane. Limonate, arancia, mango e melone. Bello. Questa è la bevanda al lingonberry. La Fanta ai frutti di bosco. Succhi. Il sidro di mele che mi piace da morire. Il sidro di pera. Figo. Poi vabbè, roba per la casa di là. Mille birre. Allora, sì, questa è renna. Questo praticamente è il filetto di renna affumicato. E anche questa è una cosa che vi consiglio di prendere perché è buonissimo. 99 euro? Al chilo? Sono 22,57 euro. Che pupazza. Costa ragazzi belli. Cioè sto pezzo qui costa 22 euro. Esatto. Come un chilo di Lego. Questo invece è Sì, è seccato. Sì, anche questa è renna. Questa bresaolina di renna. No, questa non è questa non è renna. Renna il salame, sì. No, non è renna, è salame. Poi c'è la salsiccia. E poi il salmone, che se è come quello di oggi a colazione, buonissimo. Solo che non me la posso portare questo. Le aringhe, buonissime. Ma ci sono anche i würstel di renna?
Questo però ci sta, due snecchini di renna così. Anziché un Twix ti compri quello. Sì, ammazza. Questo è da professionista. Cos'è questo? Pollo marinato. Sì, tutta carne marinata. Pancetta. Sì, qua tutti affettati, formaggi. I blocchi di formaggio. Yogurt. Ma c'hanno anche il reparto roba già cotta. Sono costolette, cosce di pollo. Le caramelle. Aperirenna? Aperirenna cos'è? Va bene, adesso se vi fidate di me compro delle cose che poi assaggerete. Va bene. Lo snack al magnum double chocolate. Reparto gelati, gelati classici, anche la viennetta. Qua ancora carne. Eh sì, c'è il cameo che fuori si chiama Dottor Octer. E nel frattempo si è fatto mezzogiorno e mezza e direi pranzo. Cos'è, miele questo? Può essere. Potrebbe essere, sì, potrebbe salmone essere scottato con miele e mirtilli. Sciroppo. È una glassa all'aceto. Assaggia. Buono. Comunque il salmone qua è una roba... Sì, è buono. È proprio zuppa di renna. Altrimenti la fanno stufata tipo Irish stew, quindi una cottura molto lenta, molto lunga, e la servono poi con le patate e con la marmellata di lingonberry. Ah, ok. La vostra prima renna? La mia prima renna, sì. Ti piace? È molto buona. Somiglia a qualche altra carne. Mi ha mangiato il capretto molto. Esatto. Io la prima volta l'ho mangiata 5 minuti dopo averle coccolate. No. Oh, che bello. A montare il video che dovrà uscire domani e poi finalmente si torna a mangiare. Chissà che ci aspetta stasera. La cosa bella è che stasera l'Aurora l'andremo a cercare in barca. Zuppa di funghi. Ma vi piace? Ci piace, sì. Fungosa. Fungosa. Thank you. Questo è maiale arrosto. Ci sono sempre rape, immagino. E questa salsa cosa sarà? Cos'è sta schiumetta? Oddio, è buonissima. Davvero? Ti prego. Dove c'è? È pera. Pera. È pera, è tipo una schiuma di pera. Che bello il gelato al blueberry. Sa di magia. Qualcosa c'è pure stasera. Stiamo andando a prendere la barca. Ragazzi, we had to do one crossing of the river and the waters are so cold that when you take two steps you lose all the sense from your feet. Stiamo andando su quell'isola. Mamma che figata, ragazzi. Sembra veramente Shutter Island. Warning just in case. Cioè, siamo su un'isola deserta. Ma questa roba è tipo il sogno di tutti i bambini. Se volete vado avanti io. Mamma mia, che figata questa cosa, ragazzi. Oddio. Hai il fusciminari. Il fusciminari. Com'è? Ci siamo. Credo. Ah, ok, the highest point, perfetto. Here we are. Don't go on that side. Okay. Okay. It's about 60 meters, like... No, okay. Don't worry. Cioè muori. Cioè.
che si scivola. E un'altra giornata volge al termine. Non abbiamo beccato il lavoro ora come ieri, però anche oggi è stata molto bella. Soprattutto è stato molto bello andare su quell'isola. Adesso saunetta e tutti a nanna, che domani si va alla fattoria delle renne. Buonanotte.